Noi sappiamo che le maree sono causate dalla Luna. Ma com'è possibile? Come fa la Luna ad alzare e abbassare i mari? Quanto influiscono le fasi lunari sulle maree? Com'è possibile che le fasi lunari possano influire sulle maree? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo di maree, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sugli altri social, Instagram e TikTok, dove porto degli esperimenti. Le maree sono l'innalzamento o l'abbassamento del livello dell'acqua sulla Terra e sono dovute principalmente alla presenza della Luna. Ma perché? Noi sappiamo che la Luna ha un'attrazione gravitazionale non indifferente sulla Terra. La Terra però è rigida, quindi non può deformarsi in base a questa attrazione. Però i mari sì. I mari sono sulla superficie della Terra e quindi risentono della Luna e vengono attratte. Ora vi faccio vedere. Questo è un sistema solare distrutto in cui ho solo il Sole, la Terra e un Mercurio che in questo momento fungerà da Luna, perché non avevo la Luna. Cerchiamo di capire. Se la Luna si trova da questo lato, l'attrazione gravitazionale è principalmente da questo lato qui e quindi l'unica cosa che si può muovere è l'oceano che viene attratto e c'è l'alta marea. Ora, alta marea qua, da questo lato qui, significa avere una bassa marea da questo lato qui e da questo lato qui, perché ovviamente non si può creare l'acqua. L'acqua viene attratta e quindi da qualche parte deve provenire e quindi viene da questi lati. E da questo lato qui ho alta marea o bassa marea? Da questo lato qui ho comunque alta marea. Perché? Per due ragioni. La prima è che l'attrazione gravitazionale della Luna qui è molto minore e inoltre anche la massa della Terra si è leggermente spostata verso la Luna, quindi l'effetto gravitazionale è minore. E poi c'è un secondo effetto. La Luna e la Terra formano un sistema a due corpi in cui la Luna ruota intorno alla Terra. Questo però non significa che la Terra è ferma e immobile al centro. In realtà la Terra compie un moto di rivoluzione attorno a un punto che è chiamato centro di massa del sistema. Dato che è vero che la Terra è più grande della Luna, ma non è infinitamente più grande, il centro di massa di questo sistema non si trova perfettamente al centro della Terra. Si trova un po' più spostato. Quindi noi non lo percepiamo questo moto, ma esiste. E questo moto, dato che è un moto circolare, genera una forza centrifuga. Questa forza centrifuga punta sempre nella direzione opposta alla Luna. Quindi se la Luna è qui, la forza centrifuga punta in questa direzione qui. Una forza attrattiva minore più una forza centrifuga che va nella direzione opposta mi generano una alta marea anche da questo lato qui. La Terra gira intorno a se stessa e in una giornata in 24 ore, quindi verrebbe da pensare che dopo 12 ore, se qui è alta marea, poiché dopo 12 ore mi trovo nella direzione opposta, anche qui è alta marea. In realtà non è proprio dopo 12 ore, perché è vero che la Terra ha ruotato, ma è anche vero che anche la Luna si è un po' spostata, quindi invece di stare qui magari sta qui e quindi l'alta marea dopo 12 ore è in questa posizione. Per avere l'alta marea nella stessa posizione esatta bisogna aspettare 12 ore e circa 30 minuti. I 30 minuti servono appunto per raggiungere la Luna, che nel frattempo si è spostata un po'. Perché ho messo anche il Sole? Il Sole contribuisce alle maree? Sì, e anche il Sole contribuisce alle maree nonostante la sua posizione molto lontana. La distanza Sole-Terra è molto maggiore rispetto alla distanza Terra-Luna, però è anche vero che il Sole è circa 27 milioni più grande della Luna, quindi ha un'attrazione gravitazionale molto più grande rispetto a quella della Luna. E infatti anche le maree risentono dell'attrazione gravitazionale solare. Le maree sono causate dalla Luna, però il Sole contribuisce. In che modo? Magari diminuendo o aumentando gli effetti delle maree lunari. È grazie al Sole che abbiamo una differenza nelle fasi lunari. Le fasi lunari sono dovute al fatto che la Luna si trova in diverse posizioni rispetto al Sole, che la illumina in maniera diversa. Se siamo in luna nuova, che cosa succede? Che
la Luna è coperta e quindi non la vediamo, ma Sole e Luna sono nella stessa direzione. Stanno nella stessa direzione, hanno un effetto di alta marea maggiore. Cioè abbiamo sempre l'alta marea dove si trova la Luna, ma è leggermente più alta. Perché? Perché abbiamo il contributo della Luna. Se invece siamo in questa posizione qui, quasi non riusciamo a distinguere alta da bassa marea. Perché? Perché alla fine il contributo solare è circa il 50% di quello lunare. Quindi in questo caso qui si nota molto l'attrazione solare, per cui non riusciamo quasi a vedere bassa e alta marea in queste due posizioni. Adesso questo lo possiamo posare. Adesso vi lascio con una piccola curiosità sulle maree. Ovviamente le maree generano dei flussi di acqua che vanno dalle zone di bassa marea alle zone di alta marea. Questo flusso di acqua è importante soprattutto negli stretti. Per esempio nello stretto di Messina c'è una corrente che va in un verso a un certo orario e dopo 6 ore va nel verso esattamente opposto. Bene, questo è tutto per oggi. Noi ci vediamo domenica alle 11 con un nuovissimo video.